Un saluto ai lettori di Varese News. Oggi parliamo di quarantena per chi vive da solo. Che cosa è cambiato, per chi si trova in questa situazione? Sono venute a mancare tutta una serie di appuntamenti, attività, uscite con amici, palestra, corsi, cene, che se da una parte rendono ricca la vita, dall'altra possono rappresentare, se prese in modo esasperato, un modo per evitare il contatto con se stessi e con la propria solitudine. E allora questo periodo può rappresentare un'opportunità per raffinare la propria capacità di stare con se stessi. Infatti è solo quando ci troviamo davvero in una situazione che possiamo imparare come stare in questa situazione. A cosa mi riferisco? Per esempio, anche semplicemente lo stare a casa da soli in passato poteva essere più associato a della tristezza o della solitudine, a volte veniva evitato, invece adesso sta emergendo una maggiore serenità nel contatto con questo, anche solo per un naturale adattamento. Altro punto è il tempo libero, anche qui a casa. Questo porta a un ritrovarsi un po' più a tu per tu con se stessi e credo sia utile prendere questo momento come un'occasione di conoscenza e quindi chiedersi che cosa è di vero interesse per me stesso, che cosa è importante per me, a che cosa voglio dedicarmi. Sull'onda di queste domande cercare di costruire magari un progetto a lungo termine. Può essere di crescita personale, può essere di lavoro, può essere di casa, può essere un hobby. Suggerisco che sia spalmato nel tempo proprio perché questa situazione non ha uno spazio temporale breve e per chi vive da solo può essere utile trovare dei contenuti anche nel futuro in una situazione che per certi versi può risultare un po' deprivante. Altro aspetto è il contatto con le proprie emozioni. Cerchiamo di non scappare da queste e di avere come un'esplorazione attiva, cioè cosa vuol dire? Guardare quali sono i bisogni e le spinte che ci sono dentro queste emozioni e cercare di avere un atteggiamento attivo cercando di occuparci di soddisfare questi bisogni. Quindi banalmente se provo della malinconia, ascoltare qual è il bisogno che c'è dietro, essere attivi, creando un senso di connessione magari con qualcuno, se è questo che mi mancava, se ad esempio mi sento un pochino soffocare, cambiare un po' configurazione e essere attivi nell'uscire a fare due passi, o se sento della tensione fisica, magari potrebbe essere utile, svolgere un'attività, sportiva anche da casa. Tutte queste cose messe insieme potrebbero essere un modo per usare un proverbio orientale per imparare a cavalcare la propria tigre e questa può essere una consapevolezza, una crescita che resterà poi nel tempo. Un'altra cosa importante che voglio condividere con voi è che essere da soli non è sentirsi soli. Infatti, delle persone che stanno con qualcuno possono comunque sentirsi soli e al contrario, chi è da solo può non sentirsi così. Tutto quello che fa la differenza è la connessione, cioè se c'è o no connessione. È bello vedere come in questo periodo stanno diventando abbastanza diffuse delle modalità come anche per esempio gli aperitivi o le cene in videochiamata e che tutto questo crea legame tra persone che sono in case diverse e crea una connessione che fa differenza. Come per esempio per chi vuole può fare differenza l'usare questo tempo per dedicarsi a delle chat che possono aprire a delle nuove conoscenze e chissà se magari il fatto che ci siano dei tempi un po' più lunghi imposti per necessità prima di un eventuale incontro possa far sì che ci sia un approccio alla conoscenza meno bruciatappe, magari più naturale, chissà se magari può sorgere qualcosa di buono da questo. Mi auguro che questi piccoli spunti siano stati di vostro interesse e per chi vuole ci vediamo al prossimo video dove parleremo della malattia eventuale dei propri cari. Grazie della vostra attenzione e a presto.